Cari tutti ben ritrovati, che la grazia e la pace di Dio abbondino nei nostri cuori anche per questa giornata. Oggi abbiamo l'opportunità di accostarci alla parola del Signore, ma prima di leggerla e trarne un messaggio per noi, inchiniamo il capo per una preghiera. Caro buon Padre Celeste, grazie che ci hai dato vita e ogni bene per affrontare questo nuovo dì. Anche se non sappiamo quello che ci aspetta, ci rivolgiamo fiduciosi a te per chiederti di accompagnarci non solo in questa riflessione, ma per tutto il giorno. Grazie perché nella tua misericordia provvederai a noi, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù nostro Salvatore. Il testo previsto per questo primo lunedì di ottobre si trova in Ebrei al capitolo 12 e leggeremo il versetto 28. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Prima cosa, di quale regno si parla? Senza dubbio, si parla del regno di Dio. In tanti modi, Gesù ha spiegato in cosa esso consista e quale sia la sua buona notizia. Forse la parabola delle zizzagne è quella che si avvicina di più per farci capire il concetto di scuotimento. La ripetiamo brevemente. C'è un campo dove il grano è stato seminato, ma quando questo cresce, gli operai scorgono in mezzo alle pianticelle un'erbaccia chiamata zizzania, che è molto simile al grano, ma non produce buon frutto. Il padrone dà così l'ordine di lasciarle crescere insieme fino alla raccolta, quando verranno separate. In passato questa operazione veniva fatta sulle aie, dividendo prima le due qualità di erbe che ormai si distinguevano facilmente. Poi si procedeva alla trebbiatura, cioè le spighe di grano venivano battute per separare i chicchi dagli steli. Infine i chicchi venivano puliti dalle impurità con dei vagli con maglie di diversa larghezza che venivano agitati per separare i semi dalla paglia. Ecco allora che il regno di Dio resta come il buon seme: dopo che viene agitato, si ferma sulla grata, mentre le scorie se ne vanno. Anche noi, accettando la buona novella, cioè che Cristo è morto al mio posto e mi offre il perdono dei miei peccati e la vita eterna, rimarremo saldi al momento del giudizio divino. Per questa opera di salvezza dovremo essere riconoscenti al Signore. Egli è misericordioso e paziente. Non strappa dalle nostre chiese chi è difettoso o chi impara lentamente le sue lezioni. La sua chiesa su questa terra è imperfetta, è vero, ma egli se ne prende amorevolmente cura. Continua a dare delle opportunità a tutti per giungere fino al ravvedimento. Considerando questo suo modo di agire verso di noi, quello che Gesù ha dovuto sopportare contro la sua persona, ed esaminando il piano della salvezza, non può che scaturire lode e gloria al nostro Dio. La Bibbia dice di offrire con riverenza e timore al Signore un culto che gli sia gradito. Leggiamo anche il primo versetto dal capitolo 12 della lettera ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quindi la Bibbia ci invita, dal momento che accettiamo Gesù quale Salvatore personale, a consacrargli la nostra vita e a collaborare con Lui affinché la buona novella raggiunga tutte le estremità della terra. Vorrei lasciarvi con un versetto che si trova al capitolo 13 di Ebrei. L'Apostolo Paolo, salutando i fratelli, scrive al versetto 20: «Ora il Dio della pace,
che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.